Ehi, bentornati su Breaking Italy. In Cina sta succedendo un po' di tutto ed è il caso che facciamo un veloce riassunto per ritornare al passo con la situazione. Proteste ad Hong Kong e campi di rieducazione per la minoranza uigura. Preparate le mail nelle quali mi dite che un vostro amico cinese vi ha detto che non è vero niente e partiamo. Delle proteste a Hong Kong è ormai impossibile non aver sentito parlare. Hanno caratterizzato la maggior parte di questo 2019 ed erano partite come gesto di protesta alle ingerenze di Pechino, che con sempre maggiore insistenza cerca di estendere il proprio controllo nella regione. Ed è ovvio, Hong Kong, che ai tempi della dominazione britannica era il motore dell'economia cinese, rappresentava da sola circa il 30% del PIL nazionale, oggi produce solo il 3% ed è diventata più un ponte con l'Occidente per le aziende internazionali, per gli investitori, che un vero e proprio motore, soprattutto per la tecnologia, che si è spostata verso l'interno, finendo per eleggere Shenzhen come sua Silicon Valley asiatica. Questo ha fatto perdere potenziale negoziale a Hong Kong, stretta tra il suo stile di vita occidentale, da una parte, con la sua caotica vita democratica, la sua libertà di espressione, il suo respiro internazionale, e i desideri di controllo e pacificazione dei territori della Cina continentale, che soprattutto in quest'ultima fase di forte risveglio del sentimento nazionalista si è spinta a cercare maggior controllo sulla regione. Controllo che, ricordiamolo, sarà ufficiale nel 2047, quando finiranno i 50 anni di transizione dal governatorato che un tempo fu britannico a quello attuale del Partito Comunista Cinese. Quello che sfugge alla maggior parte di noi, perché abbiamo altri problemi, governi a caso, l'Ilva che forse chiude, la popolazione che invecchia, orde di giovani senza lavoro, dei quali non parla nessuno in effetti, è che, dicevo, le proteste a Hong Kong non soltanto sono andate avanti nel tempo, anche sostenute dal palesarsi delle ingerenze cinesi nella gestione un po' dozzinale della crisi, ma si stanno aggravando. Negli ultimi mesi abbiamo visto un sempre maggior ricorso all'uso della forza da parte della polizia, un'organizzazione sempre più meticolosa e precisa degli atti di contrasto e sabotaggio da parte dei manifestanti e anche una sorta di deriva violenta dei manifestanti stessi, che era già presente, per quanto tenuta a bada e marginale, all'inizio delle proteste, ma che adesso sembra diventare più preponderante, specie alla luce del fatto che le proteste continuano a non avere una leadership centrale, ma paiono essere un po' frammentate in una serie di sottorganizzazioni che si parlano, soprattutto online, dove le proteste stesse vengono organizzate, ma non necessariamente marciano in parallelo. Anzi, nelle ultime settimane abbiamo infatti visto da parte dei manifestanti, che per mesi hanno, per amor di cronaca va detto, subito vari tipi di soprusi, violenze dalla polizia, l'inizio, dicevo, di un'organizzazione più in stile antagonisti occidentali, in certi casi anche peggio. È stato registrato lo sporadico uso di lame, frecce infuocate, lancio di sassi, bombe carta, persino l'utilizzo di improvvisate fionde giganti, e questo tizio che a un certo punto se ne andava in giro con una motosega. Video che è molto circolato perché fortunatamente i manifestanti lo hanno convinto a metterla giù, la motosega, che è una buona idea. Perché anche quello va registrato. La maggior parte dei manifestanti non sta lanciando frecce infiammate a nessuno, anzi, continua a usare il proprio tempo libero, pur andando a lavoro e, sino a qualche giorno fa perlomeno a scuola, ci arriviamo, per combattere questa importante battaglia. Perché lo è importante, è comprensibile. Ma ci sono anche alcuni tizi che lanciano le frecce infuocate. È molto circolato, dicevo, il video di questo giovane manifestante che cerca di impedire il fermo di un suo compagno e nel farlo cerca di afferrare la pistola del poliziotto che prova ad intimidirlo, con esito ovviamente scontato. La gente gli spara, perché a prescindere cercare di prendere la pistola a un poliziotto non è mai una buona idea. E immagino che il gesto, prima che ci mettiamo a fare i fighi, sia dovuto all'adrenalina della colluttazione, che probabilmente porta a fare scelte che poi uno razionalmente, guardando il video da casa, mentre aspetta che il tè si raffreddi un po', può tranquillamente affermare che non farebbe. Qualcuno lo beve ancora il tè caldo, sì? È un'altra di quelle cose che mi rendono un boomer, magari? Non so, lo scoprirò leggendo i commenti domani. Ora, il video del tizio con la sega elettrica è stato preso da una delle battaglie del ponte che da giorni si susseguono sui ponti che collegano Hong Kong al Politecnico e che sono state interessate da una sorta di guerriglia di trincea in questi giorni con la polizia che cerca di avvicinarsi all'istituto e i manifestanti che costruiscono delle fortificazioni per impedire agli agenti di arrivare lì e fondamentalmente arrestarli. Da qualche giorno, infatti, anche le scuole e le università, che erano inizialmente state escluse
incluse dalle proteste e avevano continuato a funzionare, sono state invece incluse negli scontri. E questo weekend, come tutti i fine settimana, che sono i momenti nei quali la tensione si alza un po' di più, gli agenti sono riusciti a circondare il campus universitario, di fatto costringendo i manifestanti e tutti gli studenti all'interno, compresi molti minorenni, a barricarsi dentro. All'alba di lunedì, degli studenti hanno cercato di lasciare l'istituto, ma sono stati ricacciati dentro con l'uso dei lacrimogeni. E pare che nelle prossime ore alcuni potrebbero essere fatti uscire con delle sorte di cordate controllate e portati nelle centrali di polizia. Ma di nuovo, nulla è chiaro, perché i manifestanti non sono un esercito, ma una serie di persone varie che fanno cose altrettanto varie. Tutto questo accade mentre in città, anche in altri luoghi intendo, continuano ad avvenire manifestazioni pacifiche che vengono comunque disperse con la forza e lacrimogeni. E fa notare il giornalista Anthony Depiran, che ha scritto un libro sull'argomento ed è lì, sul campo, a documentare il tutto. I video che avete visto sono in buona parte girati da lui stesso. Le violenze di alcuni non hanno piegato la risolutezza di tutti gli altri manifestanti, che spesso non sono d'accordo con i gesti più eclatanti, violenti, soprattutto contro la polizia, ma probabilmente registrano che ci sia troppo in ballo per semplicemente voltare le spalle alle manifestazioni e fondamentalmente lasciare che il governo cinese riesca a spuntarla. In tal senso, continua a non essere chiaro come tutta questa storia possa concludersi senza una maggiore solidarietà e pressione internazionale, che è quello che i manifestanti hanno chiesto per mesi dall'inizio, senza mai ottenere granché. Ma questo forse potrebbe cambiare un pochino. La Cina è infatti non solo criticata in queste ore dal governo americano per l'uso indiscriminato della forza e le minacce provenienti dalla polizia stessa di iniziare a sparare con proiettili veri in risposta agli attacchi agli agenti, che diciamocelo dai, che tanto siamo tra noi, possiamo anche essere sinceri. Gli Stati Uniti sono gli unici che abbiano il soft power per provare a fare qualcosa con la Cina. L'Europa in politica estera fa ridere i polli in tutte le lingue del continente, compreso il greco, il croato. Ma dicevo, la Cina è in questo momento criticata anche per un'altra questione, che sono i suoi campi di concentramento. Rieducazione. Campi di rieducazione. Una cosa che sappiamo tutti benissimo, ma adesso la sappiamo ancora di più benissimo, perché dei documenti governativi sono stati consegnati di nascosto al New York Times, ne parlano tutti oggi, con ottime probabilità da qualcuno all'interno del Partito Comunista stesso, è che la Cina le minoranze non le vede di buon occhio. Non se la passano bene gli abitanti del Tibet, e questa è storia, non se la passano bene neanche i mongoli, nell'enorme regione chiamata Inner Mongolia, che si trova qui, ed è noto che gli abitanti resistenti al processo di uniformazione confuciana che la Cina cerca di imprimere in tutte le sue popolazioni siano soggetto lì di una serie di limitazioni e controlli da parte dello Stato centrale. Dicevamo, se la passano davvero davvero male gli Uiguri, che sono una minoranza islamica, super importante questo aspetto, sono islamici, che parlano una loro lingua simile al turco e stanno nel nord-ovest, vicino al Kirghizistan, all'Uzbekistan, all'Afghanistan e tutto quello che finisce con Stan, in quella zona lì. Dovreste vedere la mappa in questo momento, credo. Gli Uiguri sono brutalmente repressi già dai tempi di Mao, in realtà, e di recente il governo di Xi Jinping ha aggravato le già presenti tensioni cercando di presentare la repressione come lotta al terrorismo, nella speranza di sfuggire alle critiche internazionali, che comunque sono arrivate. Gli abitanti sono sottoposti a brutali sistemi di sorveglianza, arresti indiscriminati, intercettazioni, atti di violenza e anche pressioni sociali, come obblighi di tagliarsi la barba, ad esempio, presentarsi e comportarsi in un certo modo. Ed è altresì noto che, per chi non si comporta bene, esista la possibilità di essere rinchiuso in un campo di rieducazione, campi nei quali apparentemente non ce la si passerebbe benissimo. Si morirebbe, banalmente, ma nessuno può andare a controllare di persona, perché Cina. Ma il video che era circolato e che mostra centinaia di persone legate e bendate in attesa di essere caricate su un treno dalla polizia è bastato per far storcere il naso a tanti. E a ricordare qualcosa, anche. Questi 400 documenti fatti trapelare, quindi, sottratti al governo cinese, oltre a suggerire che la vita nel partito non sia poi così armoniosa come viene raccontata, anche questo lo sapevamo già, basta leggere la storia personale di Xi Jinping, approfonditela nel caso, evidenzia anche un'altra cosa, come sia stato lo stesso leader supremo ad aver voluto questo tipo di politica repressiva, dando ufficiosamente, a porte chiuse, l'incarico, come spiegato nei documenti, di far di questa lotta al terrorismo
uno sforzo radicale e coordinato, senza mostrare pietà, si dice. Vi lascio tutto in descrizione, come al solito, ma per dirne una, un dettaglio agghiacciante è che tra i vari documenti ci sia una guida per gestire le eventuali proteste degli studenti delle minoranze che, tornando a casa nello Xinjiang e non trovando le proprie famiglie ad attenderli, avrebbero potuto far domande. A queste domande bisognava, a quanto pare, rispondere che i loro genitori fossero in scuole di formazione governative, obbligatorie, e che il comportamento virtuoso dei figli poteva facilitare un più veloce rientro dei genitori a casa. Al solito, Breaking Italy in questo caso è un input, stessa cosa per il link in descrizione, non abbiamo il tempo di parlarne per sempre. Ma ci tenevo ad aprire con queste due notizie, per una ragione specifica. Nell'ultimo video della scorsa settimana stavamo parlando, vi ricorderete, di sistemi di pagamento digitale e nel farlo ho parlato di come le grandi città della Cina siano molto avanti a noi in tal senso, condividendo anche dei video che facevano apparire queste megalopoli come luoghi fantastici. E lo sono, luoghi fantastici, lo hanno notato anche molti di voi, sono molto belle, ho letto i commenti. Ma è anche importante ricordarsi che il benessere, la prosperità, la tecnologia, queste cose sono in una società parte di un guscio esterno di bellezza, che però è molto importante che all'interno abbia il suo cuore più importante intatto. E questo cuore sono la democrazia, il rispetto delle minoranze, il rispetto degli individui, degli ultimi, le libertà della gente, i diritti. Perché il pericolo dei nostri tempi è questo. Non che si torni ai regimi brutti, riconoscibili, con gli standardi sulle pareti, le bandiere di guerra alle finestre e le parate. Quello è folklore, sono scemenze. Il rischio è che noi manteniamo integro il guscio, bello, avanzato, scintillante, e ci diamo l'impressione che nulla sia cambiato nelle nostre vite, nel modo che abbiamo di costruire e condurre le giornate. Ma poi dentro il cuore stia marcendo, venga completamente svuotato, magari sacrificato nel nome di più ordine, più brillantezza, più bellezza. Ma è un imbroglio, e l'uovo che viene svuotato, prima o poi, è destinato ad avvizzire e morire. E quando ce ne si accorge, è sempre troppo tardi. In ultimo, visto che parliamo di Cina e la scorsa settimana ci siamo occupati di TikTok, un aggiornamento, anzi, alcuni aggiornamenti. Innanzitutto, l'interesse per il governo statunitense nei confronti di ByteDance, l'azienda che possiede TikTok, è confermato. E attenzione, che non è una cosa da poco, ci sono poche battute da fare in merito. Già in passato, infatti, questa sola cosa aveva portato a un cambiamento drastico di politiche da parte dell'azienda che gestisce Grindr, la versione di Tinder ma gay, che era stata acquistata appunto da una compagnia cinese e sulla quale di nuovo erano emerse delle perplessità sulla gestione dei dati, considerati in questo caso ancora più sensibili. Dove li mettono? Cosa ne fanno? E se il governo li prende e usa le foto, i video e le conversazioni per minacciare personaggi americani importanti che abbiano utilizzato quest'app? Insomma, c'era quel tipo di paranoia. Oggi è più che altro relativo al quantitativo di dati che vengono gestiti dal social network, che cresce più di tutti e che viene usato principalmente da bambini e adolescenti. TikTok, da parte sua, sta cercando in tutti i modi di liberarsi da questa immagine di compagnia legata al governo cinese, anche se per ovvie ragioni è molto complicato. Tanto più che non parliamo di un'applicazione di nicchia come Grindr. E ovviamente in questo caso la scala fa tutto. Parliamo di una piattaforma, infatti, che ha più velocemente di ogni altra totalizzato 1 miliardo di download, raggiungendo peraltro mercati emergenti, come quello indiano. A tal proposito, super interessante vedere che Facebook cerca immediatamente di prendersi quello spazio, lanciando un servizio simile. Cioè che permette, nelle stories di Instagram, preparatevi a questa cosa, un po' come aveva fatto con Snapchat, di fare esattamente quello che succede su TikTok e che tutti odiamo, cioè i balletti con la musica, gli effettini, quelle robe lì. Anche rubando l'audio di qualcun altro e facendoci tu una cosa sopra. Si chiamerà Reels e verrà aggiunta alle funzionalità di Instagram, finendo per distruggere un social che a me un tempo piaceva. In realtà lo stanno lanciando per ora in Brasile, che è il mercato che rischia di essere raggiunto da TikTok, dopo che questi ultimi sono arrivati prima di Zuckerberg in India. Ed è super interessante vedere come questi grossi colossi alle volte sembrino super indipendenti per i conti loro, più grandi di aziende, di nazioni, di continenti, ma altre volte emerge come le dinamiche di potere interne tra le nazioni, perlomeno quando si parla di influenza, di zone di influenza, tipo quella americana,
siano presenti ed emergano anche nei rapporti tra questi colossi. Peraltro, nota a margine e chiudiamo. Salvini su TikTok, una frase, la butto lì. Ci sto pensando da giorni in realtà, da quando ne abbiamo parlato nel Breaking Italy Club. Non cadete nell'errore di pensare che Salvini su TikTok sia imbarazzante e quindi distrugga il suo elettorato con le schifezze che ci sta mettendo. Neanche ve le mostro. Sono video volutamente ridicoli che adesso la gente può usare, prendere l'audio, rifarci le cose sopra. È un po' lo spirito di TikTok. Io sono un vecchio e ai miei tempi, quelli di Berlusconi, si diceva la stessa cosa, che era imbarazzante, che era ridicolo, che questa cosa di apparire come personaggio pop lo avrebbe danneggiato come leader. No, fu la sua forza. Ai miei tempi, tra i ragazzini intendo, c'erano i berlusconiani che ne esaltavano le doti di personaggio perché lui era quello delle TV, che prendevano in giro su Striscia, che diceva le cosine tipo mi consenta, gli facevano le canzoncine, le imitazioni. E gli anti-berlusconiani, c'ero anch'io tra quelli, che però non avevano punti di riferimento, non è che i nomi di Occhetto, di Liberto o D'Alema fossero molto popolari, era tutto in funzione di Berlusconi. Quei fan sono poi in larga parte diventati elettori e Berlusconi è andato avanti per anni sulla subalternità culturale della sinistra, che per moltissimi italiani esisteva solo in funzione anti-Berlusconi. Questa è la stessa cosa. Io ve lo dico. Era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Ironia della sorte, l'alfiere di oggi, Fabio, ci manda questa foto dall'Asia, dal Vietnam precisamente, mentre a quanto pare era in viaggio su un autobus da Hanoi a Phong Nha. Fighissimo. In bocca al lupo, Fabio, visto che sei ancora in viaggio, l'ho visto su Instagram. Bravo tu. Voi altri, fate i bravi. Ci vediamo domani.